Lo Sporting Real Pomezia vince e si gode il primato in classifica, ma la sfida sul campo del Trigoria risente tanto dell'arbitraggio del signor Galloni di Ostia, che sventola quattro cartellini rossi che non rispecchiano per nulla l'andamento di una gara estremamente corretta e contraddistinta anche da gesti di fair play, tra l'altro puniti con il cartellino giallo. È degli ospiti la prima occasione, punizione di Bellisai, testa di De Gasperis, palla alta di poco sulla traversa. All'11esimo, prima svolta della gara, doppio giallo in pochi secondi per Salotti, Trigoria in 10. Passano 4 minuti e la parità numerica è ristabilita. Rosso a Capitan Colon dopo un alterco molto poco acceso con un avversario. Ma non è finita, al 24esimo allontanato anche Mister Magni, tecnico del Real Pomezia, dopo una protesta molto composta in seguito alla mancata concessione di una rimessa laterale. Gara che fatica a prendere ritmo, Trigoria vicino al vantaggio al 39esimo. Punizione di Toto, Villafranciosa anticipa Pacione in uscita, ma per poco non trova lo specchio della porta. Risposta ospite con una bella azione tutta in velocità. Caprioli conclude in diagonale, Coccia ben piazzato blocca. Ripresa decisamente più interessante, Trigoria per prima al tiro con De Cicco che dal limite non crea comunque pericoli a Pacioni. Ospiti ben più pericolosi all'11esimo, Borrelli lavora un ottimo pallone sulla destra e lo mette in mezzo. De Gasperis trova la deviazione volante, palla al lato di un soffio. Trigoria che risponde con Villafranciosa che per poco non approfitta di un malinteso nell'area del Real Pomezia. Ospiti che creano le occasioni migliori e dal 26esimo Caprioli anticipa sotto misura Coccia, ma senza trovare lo specchio della porta. Passano 3 minuti ed il protagonista in campo torna a essere l'arbitro. De Gasperis blocca il pallone con le mani per consentire i soccorsi all'infortunato Masciullo. Per lui applausi dal campo e dalla tribuna. Il direttore di gara gli rifila l'ammonizione. Ospiti sempre più pericolosi, punizione da sinistra, Delfini sfiora l'autorete con un colpo di testa che trova la parte alta della traversa. Sul fronte opposto, corner di De Cicco e testa ancora di Delfini, palla alta non di molto sopra la trasversale. Il Real Pomezia spinge con più decisione, Borrelli prova il destro al volo ma colpisce male, palla sul fondo. Ma passano solo 2 minuti e De Gasperis entra in area ed offre un comodo assist allo entrato D'Angeli che col destro batte Coccia. Di rabbia la reazione del Trigoria, tiro cross di Fatecanti che attraversa tutto lo specchio della porta. Sul cambio di fronte, palla per De Gasperis che parte da posizione dubbia di fuorigioco, entra in area e supera Coccia per la seconda volta. Trigoria che protesta, arbitro che spelle prima Domenicani, poi Fatecanti dopo la mancata concessione di un calcio di punizione. Al fischio finale ancora tensione, situazione che torna lentamente alla normalità. Il Real Pomezia si gode il primato solitario, Trigoria che resta nelle parti basse della classifica.